Benvenuto e bentornati a tutti quanti sul canale di Underground Cult Production. Eccoci qui con un nuovo video, postazione improvvisata, webcam improvvisata su cavalletto che si sta autodistruggendo su se stesso, ma tra poco lo cambieremo. Microfono posto a una distanza siderale, sicuramente si sentirà un audio e un eco incredibilmente fastidioso, però ho detto, siccome YouTube sta buttando giù il canale perché non carichiamo più contenuti, ma giustamente ognuno c'ha i suoi cazzi da fare, però ho detto dai, c'ho un po' di tempo libero, facciamo un bel videino semplice, un bel video acquisti, perché in realtà questo mese non ho comprato tanti film, in realtà ve lo premetto subito, però la fumetteria qui delle mezzone faceva dei buonissimi sconti e quindi ho deciso di recuperare qualche manga. Ma ora bando alle ciance, quindi cominciamo subito. Cominciamo da una serie completa in due volumi, o meglio, non è proprio una serie, sono delle raccolte di racconti di uno dei più influenti, dei massimi esponenti dell'horror giapponese. Non è Junji Ito, però di questi è il pupillo e anche massimo ispiratore, mentre Junji Ito faceva il dentista prima di dedicarsi alla creazione di manga, che è stato pesantemente influenzato anche nella sua scelta e nel suo stile da Kazuo Umezu, autore importantissimo per il panorama giapponese, soprattutto dell'horror su carta, che arriva in Italia in realtà dopo una carriera stellare nel Paese del Sol Levante, ormai a 86 anni, anche se ha detto che sta per pubblicare a quanto pare il suo ultimo racconto, comunque la sua ultima serie, e finalmente grazie a Star Comics, visto anche il grandissimo successo che ha avuto Junji Ito in Italia, io sono grato a Star Comics di averlo portato, come vedete qua dietro abbiamo alcuni volumi, infatti a me piace tantissimo Ito, Uzumaki, Fragments of Horror, poi qualcosa c'ho anche a Bologna, di qui abbiamo il bellissimo Shikichi, si chiama così comunque quello per gli sketch giapponesi, che appunto mi è stato fatto da Junji Ito a Lucca Comics, bellissima esperienza. Ma torniamo a noi, ecco qua, The Horror Theater. Questi due volumi sono appunto editi da Star Comics, prezzo 15 euro, io li ho comprati scontati, comunque se li prendete entrambi, serie completa di Kazuo Umezu. Sono racconti, quindi in realtà ci potete trovare un po' di tutto, alcuni più lunghi, altri molto brevi, sicuramente, almeno per quanto ho letto ora del primo volume, Umezu ha dato sicuramente per ora il meglio in quelli brevi. Quelli lunghi sono appunto alcune volte inutilmente più lunghi, però comunque lui c'ha una mano che mi piace molto, anche se c'ha uno stile di disegno molto molto classico e diverso anche in certi sensi da quello di Junji Ito, anche meno dettagliato in alcuni casi, però comunque si tratta di belle storie, belle tavole. Tra l'altro il secondo racconto del primo volume, che è Il Desiderio, se non sbaglio, molto bello, molto divertente, soprattutto molto molto inquietante, perché qualunque bambina può benissimo rivederci, a me è piaciuto veramente veramente tanto. Lo continuerò, nel senso che leggerò anche il secondo, comunque secondo me per anche 30 euro avete comunque un buon buone storie per vedere, anche se banalmente vi piace lo stile, il modo di raccontare di Umezu, e poi comprare anche altre cose perché la Star Comics le sta stampando. Quindi grazie a Star Comics che portato finalmente in Italia un vero maestro del manga horror giapponese, quindi io vi consiglio assolutamente di recuperare almeno queste serie di racconti. Poi altro recupero, non l'ho letto ancora in realtà, non l'ho ancora letto anche perché non ho il numero 1, perché in fumetteria non c'era, quindi devo recuperarlo, però intanto, dato che l'ho preso scontato, ho detto vabbè, fammi continuare la serie, perché comunque da quel poco che ho visto in giro, da quel poco che ho sentito in giro, sembra una figata, e quindi così alla cieca ci buttiamo su Gannibal. Eccolo qua, anche questo manga horror che racconta di questo poliziotto che viene trasferito da praticamente la città in una zona rurale della Campania, sembra tutto bello, tranquillo, e in realtà è proprio lì che succedono le cose peggiori. Tra l'altro il suo predecessore, quello che prima faceva il poliziotto, è morto in circostanze misteriose, quindi lui si troverà invischiato in questa piccola cittadina dove tutti sembrano anche combinare qualcosa di molto molto grosso. So solo questo del manga, però sono andato sulla fiducia, la storia mi ispirava, molto thriller, poi comunque appena ho sentito ambientato nelle zone rurali io sono impazzito, perché sono un grande amante anche degli horror cinematografici, soprattutto ambientati nelle zone rurali, non è un caso che Non aprite quella porta sia uno dei miei film preferiti, e quindi ho deciso di comprarlo così sulla fiducia. Edito da Ikari Edizioni, 7 euro, un po' tantino, però c'ha la sovracoperta, eccola qua, facciamola vedere, sovracoperta, e dentro ovviamente, ecco come appare,
Sembra molto bello, il disegno è molto molto curato, molto dettagliato, c'è anche delle scene, come potete vedere qua, abbastanza forti, quindi punta anche molto sul macabro, il che mi piace, però non l'ho letto, quindi non ve ne posso parlare. Ma sicuramente dopo il numero 1, se mi piacerà, qualcosa di più potremo fare proprio qui sul canale. Quindi continuateci a seguire, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, e insomma fate tutto quello che dovete fare da buon utenti del web. Proseguiamo con una serie completa in quattro volumi che arriva sempre dal sollevante per Ikari, in realtà di un mangaka abbastanza famoso perché è l'autore di, per esempio, Gigi la Trottola, quindi famosissimo spoken gag manga che anche in Italia ha avuto molto successo. Arriva questa perla nascosta in quattro volumi, sempre edita da Ikari, che è Cinema. Eccola qua. Questa copertina ovviamente è sovracoperta, prezzo di sempre 7 euro, sono tutti 7 euro i volumi della Ikari, eccolo qua. Questo è il dentro con il nostro protagonista e questo invece è il manga senza sovracoperta. La trama di per sé è molto molto semplice, ci troviamo in un piccolo paesino del Giappone dove c'è un piccolo cinema cittadino in cui però la gente non sembra più andare, come se appunto il mangaka avesse già previsto il futuro in cui ci troviamo adesso, dove sempre meno gente va al cinema e ovviamente non sapendo come sopravvivere decidono di mandare film hard, come poi facevano tutti tra gli anni 70 e 80, per richiamare pubblico e gente al cinema. A salvare però questo piccolo cinema arriva questo misterioso personaggio, questo regista folle, amante del cinema, che però ha un'idea tutta sua di cinema, che è la vita stessa. Quindi lui gira sempre con questa camera sulla spalla per riprendere la vita e ciò che accade, e poi monta quello che succede e ne crea un vero e proprio film. Ora, la storia sì, è molto leggera in realtà, molto semplice, molto divertente, ci cioè sono momenti di gag assurde, eccetera, eccetera, però secondo me alla base qualcosa c'è, perché essendo amante del cinema, essendo uno studente di cinema, ci ho visto in realtà molto di quello che era il Cine Verité e il Direct Cinema, ma soprattutto Cine Verité, grandi movimenti che tra gli anni 60 e 70 avevano in mente di rivoluzionare il cinema. La gente si era stancata, più che altro questi innovatori del cinema si erano stancati di delle produzioni canoniche e quindi si facevano un'arte che riusciva a mescolare documentario invece cinema di finzione, tentando di catturare appunto lo scorrere della vita e quindi creare il cinema vero, catturare la realtà, tentare di catturare la realtà. Ovviamente è una cosa impossibile, che anche Bazin sosteneva fosse impossibile, in effetti è impossibile perché già solamente il quadro della macchina da presa, l'inquadratura già limita una grande porzione di visione che abbiamo e poi ovviamente essendo il tutto montato è lo stesso regista e montatore a scegliere cosa tenere e cosa scartare, ed è già alla base le scelte di inquadratura degli operatori e del regista a già limitare ulteriormente la porzione della visione. Quindi sostanzialmente decidiamo noi cosa osservare, decidiamo noi cosa sottolineare, cosa dare importanza. E poi comunque nella sua semplicità, nella sua scorrevolezza, riesce però anche a, diciamo, dare dei colpi di scena abbastanza inquietanti e creepy, ma comunque riesce anche a conservare quel mood generale di appunto leggerezza, di gag e di divertimento che si respira per tutto il manga. Non vedo l'ora di continuarlo. Ikari ne ha già annunciato la pubblicazione del secondo volume a settembre, è completo in quattro volumi. Ve lo consiglio se volete qualcosa di leggero da leggere, se siete appassionati di cinema come il sottoscritto, sicuramente da acquistare. Sono contento, comunque, almeno Ikari così ha detto sui suoi profili social, ha avuto un buon successo perché avevo paura che dopo il volume 1 poi non lo pubblicassero più. E invece vanno avanti, sono molto contento, non vedo l'ora di leggere anche il secondo volume. Ok, ora passiamo ai film. Un DVD e un Blu-ray. Iniziamo dal DVD, trovata usata a una bancarella, mi pare a 2 euro, 3 euro, non mi ricordo nemmeno più il prezzo. Un horror che non avevo mai visto, mi mancava in collezione, tutti mi hanno detto: ma come è impossibile che non l'hai visto? È uno degli horror più bei degli anni 2000, ha dato vita a una saga che tra alti e bassi comunque è importantissima per lo slasher moderno, per lo slasher degli anni 2000, ed è Wrong Turn. Eccolo qua, edizione in DVD. Con anche però contenuti speciali interessanti,
backstage, speciale Wrong Turn, che non si sa cosa sia, interviste, trailer in italiano, trailer originale, Ghost Turn, che anche quello non si sa cosa sia. L'ho visto, perché ero molto curioso, appunto, tutti, guardalo, guardalo, allucinante. In realtà è robetta, cioè ragazzi, parliamoci sinceramente, è la classica storia di queste persone che dopo un incidente in macchina sono costrette in questa foresta a far fronte comune contro degli zoticoni del sud degli Stati Uniti, che però hanno caratteristiche simili, diciamo così, per darvi un'idea, ai protagonisti, anzi agli antagonisti, delle Colline hanno gli occhi. E questi scappano, niente di più e niente di meno. Il doppiaggio in italiano è terrificante, forse anche quello mi ha fatto detestare, tra virgolette, il film, però è un film che non dice niente. C'ha degli effetti speciali tutto sommato buoni, c'ha alcune veramente scene divertenti di morti dei nostri protagonisti, che sono tutti dei pezzi di merda, quindi è giusto che muoia. Tu fai il tifo tutta la vita per, diciamo, questi mostri deformati che vivono nella foresta. E c'è anche dei colpi di regia secondo me interessanti, come per esempio in una delle prime scene in cui vediamo e mettiamo il focus su questi mostri, abbiamo questa scena ganzissima secondo me della camera che dal primo piano di loro sotto il letto esce, si infila dentro una serratura e nell'occhio di chi sta guardando si vede riflesso appunto l'uccisione di questi mostri danni di una loro amica. Quella scena lì mi ha colpito. E ci sono anche altri momenti simili, però ragazzi è un po' anche noioso, cioè sappiamo già come andrà a finire, non ha grandissimi colpi di scena e secondo me sa tanto di roba già vista. Però sicuramente per essere un horror a bassissimo budget con attori sconosciuti comunque ci sta, cioè come film così, che comunque ha avuto anche il suo successo, hanno fatto tipo 6 film, ora devono fare il reboot, ormai si rebutta di tutto, però se lo trovate a 2 euro e siete collezionisti dell'horror come sottoscritto, va benissimo, prendetelo. Se invece siete collezionisti così e non vi interessa tanto, io più di 2-3 euro non ce li spenderei. Comunque, Wrong Turn, eccolo qui. Mi dispiace per i fan di Wrong Turn, ma a me non è che mi ha detto granché. Invece di tutt'altra pasta, di tutt'altra risma, è Il buono, il matto e il cattivo in Blu-ray, che mi mancava, film coreano di Kim Ji-won. Questo è incredibile. È da tantissimo che non lo vedo, lo vidi su Netflix, appena uscì Netflix, quindi si parla di eoni fa, sarà 6 o 7 anni fa quando Netflix sbarcò per la prima volta in Italia. È il più grande omaggio verso Sergio Leone. Non solo il titolo che richiama il capolavoro Il buono, il brutto e il cattivo, che abbiamo qui, che ci sorveglia sempre dall'alto, sempre ringraziare la pellicola più bella nella storia del cinema, ma omaggia lo spaghetti western italiano realizzando un film western nella Manciuria occupata dai giapponesi durante gli anni 30. Un film incredibile, che veramente un film, un blockbuster proprio a alto budget, scene d'azione incredibili, la storia alla fine è la solita, sono tre persone che devono andare a cercare un tesoro, diciamo così. I personaggi stessi, quindi il buono, il matto e il cattivo, sono proprio il ricalco, tranne il matto, che è interpretato tra l'altro dal protagonista di Parasite, grandissimo attore, o di A Taxi Driver, comunque attore che tutti abbiamo imparato ad amare e conoscere, protagonista anche di quel capolavoro che è Memories of a Murder, e che devono appunto cercare questo tesoro, niente più, niente meno. Però c'è tanta azione, tanto divertimento, duelli bellissimi, c'è violenza, c'è tutto quello che c'è di bello nel cinema di Sergio Leone, però diciamo in salsa sudcoreana, per così dire. Quindi se lo trovate, compratelo, grazie a Tucker Film e CGD di averlo portato in Italia, perché questo è veramente una chicca, un gioiello, un capolavoro che tutti dovrebbero vedere, soprattutto gli amanti di Sergio Leone e dello spaghetti western. Perfetto, questo video acquisti veloce veloce finisce qui. Come sempre vi ricordo di sostenerci gratuitamente iscrivendovi al canale, mettendo la notifica della campanella, così appena esce un video, quando escono, vi arriverà la notifica sul telefono e sarete i primi in assoluto nell'universo a vederli. Commentate qui sotto con i vostri acquisti, se vi hanno fatto cagare, se ho sputtanato soldi, insomma, dite la vostra, mettete un mi piace, condividete con tutti i vostri amici amanti del cinema e anche dei manga, perché ogni tanto ne parliamo anche noi.
nell'info box, non fate pigri, ci sono anche i nostri social, Facebook, Instagram, Letterboxd, Twitter, tutto quello che volete. Noi siamo ovunque. Iscrivetevi per sostenerci e ovviamente ci vediamo a un prossimo video. Speriamo tra non molto e come sempre al prossimo video. Buon cinema a tutti quanti.